Quale via possiamo imboccare per partire alla ricerca dell'uomo che vive dentro di noi? In un'epoca in cui essere maschio è complicato e richiederebbe un azzeramento della struttura dentro la quale i nostri predecessori ci hanno imprigionati, come possiamo noi maschi realizzare la versione migliore di noi stessi per poterla donare agli altri in tutta la sua bellezza ed energia costruttiva? Mi chiamo Paolo e sono un uomo qualunque. Non sono uno psicologo, né un filosofo e neppure uno dei tanti guru che si trovano in rete. Non mi reputo un intellettuale e detesto in genere ogni tipo di etichetta. Sono solo un uomo che riflette e cerca di capire dove è arrivato. Se vorrete, potrete accompagnarmi in questo viaggio fatto di racconti e riflessioni che non avranno lo scopo di insegnare o di trovare soluzioni, ma che vogliono unicamente offrirvi un'occasione di riflessione e, spero di cuore, una prospettiva diversa dalla vostra. Benvenuti o ben ritrovati a tutti. Nello scrivere questo podcast mi rendo conto della grande operazione di riordino che sto facendo nella mia testa. Ho sentito la radio l'altro giorno, non ricordo neanche esattamente quale fosse la trasmissione. Ho sentito una frase che mi ha davvero colpito. Scrivere è l'antitesi della confusione. Probabilmente è per questo che ho cominciato a scrivere davvero quando ero già avanti negli anni, perché forse nella prima parte della mia vita prevaleva ancora la confusione e non avevo la capacità di ordinare le idee su un pezzo di carta. E si tratta proprio di una sensazione di ricollocazione dei mattoncini della mia esperienza, che sono come un Tetris mentale che nella mia testa va a incastrare le idee le une dentro le altre in un ordine più organico, insomma, andando a riempire gli spazi vuoti, come una deframmentazione, ecco. E mi sta anche capitando di mettere a fuoco concetti che in un primo momento sembrano addirittura in contrapposizione tra loro, come se dentro di me ci fossero radicati dei concetti che provengono da situazioni diverse, ma che nonostante la loro differenza riescono a convivere in perfetta armonia. Ed io non solo non ho nessun problema ad accettare questa cosa, ma addirittura la vivo come un grande valore aggiunto. E poi non sarebbe una noia mortale affrontare la vita con idee e principi tutti assolutamente coerenti tra di loro? No, dai, che palle, non credete? E così oggi ne affrontiamo uno, al quale poi seguirà nella puntata successiva, diciamo, come lo possiamo chiamare, il falso antagonista. Oggi voglio parlarvi della nostra battaglia quotidiana. Torno ancora a Carlos Castaneda e al suo alter ego Don Juan. Tra le tante ispirazioni che il suo lavoro mi ha lasciato, c'è il concetto che il guerriero spirituale affronta la propria vita con una tale pienezza e con una tale determinazione che si avvia lungo il percorso della sua vita con un piglio di chi va in guerra. Ovviamente Don Juan non si riferisce alla guerra degli uomini comuni, ma a quella che l'uomo di conoscenza affronta per mezzo del suo spirito. Il guerriero affronta gli eventi della propria vita non come se fossero i frutti della fortuna o della sciagura, ma li affronta come sfide da vincere a tutti i costi. E così ogni risultato non è frutto del caso, ma frutto della volontà del guerriero. E la cosa che trovo eccezionale è l'idea di Castaneda di porre in atto questo atteggiamento verso ogni singolo evento, non importa quanto sia piccolo.
Anche la scelta, che ne so, di una cosa da mangiare a pranzo è importante e preziosa. È preziosa quanto quella di un cambio di professione, quella di un trasloco, della nascita di un figlio. Tutto è importante, anzi, è vitale. Ecco sì, tutto è di vitale importanza. Io trovo che questa prospettiva sia eccezionale, anzi miracolosa. Se osservassimo tutto quello che ci accade, dandogli un valore essenziale, non pensate che la nostra vita avrebbe tutto un altro sapore, tutto un altro valore? Questo seme ha germogliato dentro di me per tutti questi anni e mi ha donato un senso di gratitudine verso la vita che davvero io faccio fatica a spiegare. Ma soprattutto mi ha dato un metro campione che mi aiuta a misurare l'importanza delle mie scelte e delle mie azioni. E sapete perché ne sono così certo? Perché le poche volte che ignoro questo principio, ovvero che mi pongo verso una scelta, verso un imprevisto, un'opportunità, con superficialità, ecco che faccio una cazzata. Quando invece rifletto su quello che è il da farsi e lo faccio con l'atteggiamento di un guerriero che si appresta ad affrontare una sfida dalla quale dipende la sua vita, ecco che faccio la cosa giusta. Voglio raccontarvi questo episodio. Anni fa ho rischiato di andare fuori strada con la mia automobile perché in quel periodo non stavo affrontando la vita con il giusto rispetto. Anzi, in quel momento mi sentivo talmente felice e innamorato che ero, come dire, totalmente inebriato, totalmente annebbiato. Mi sentivo invulnerabile, ecco. E quella sera, dopo aver passato una serata degna di un film, credetemi, la stanchezza mi è piombata addosso mentre guidavo e ho davvero rischiato grosso. Ne sono uscito illeso, ho avuto un colpo di sonno. E me la sono cavata bene, me la sono cavata poi alla fine con 1.000 euro di danni alla mia automobile, che comunque sono una bella mazzata. E stai tranquillo che non la farei più una cazzata simile. Chiusa parentesi. Ma la mia autostima, il mio rispetto per me stesso in quel momento, ovviamente precipitò nell'abisso per giorni. Come facciamo tutti, mi sono biasimato, insultato e mi sono punito per giorni. E ho fatto bene, me lo meritavo grandemente. E anche se sono sempre stato un buon guidatore, e quello è stato uno dei pochissimi eventi negativi del mio curriculum, beh, quell'evento mi ha davvero dato una regolata. Da quella sera, quando mi siedo in macchina, attivo la stessa modalità di attenzione che utilizzo quando guido la motocicletta, ovvero un livello di concentrazione del 130%. Affronto la guida come se andassi in battaglia, perché se ci pensate, è vero, da questa dipende la mia vita, e non solo la mia, tra l'altro. Io credo che tanti di noi, se non tutti, abbiano avuto momenti di superficialità alla guida o camminando o facendo dei lavori manuali o operando delle scelte. È assolutamente umano. Ma questo modo di vivere non è da guerriero. Non dà il giusto valore alla vita che ci è stata donata. Non le rende merito. Affrontare la vita come se fosse una guerra disseminata di battaglie ci tramuta in guerrieri dello spirito. Tutto quello che facciamo ha importanza, una grandissima importanza, e comporta una grande responsabilità. Questa prospettiva, questo modo di osservare il mondo che ci circonda, colma ogni possibile vuoto della nostra vita e la rende piena e degna di essere vissuta. E sapete una cosa? Quando ti poni con questa attitudine, a prescindere da tutto e tutti, beh,
tutti percepiranno e capiranno che con voi non c'è da scherzare, ma non nel senso di scontro tra maschi alfa o cose del genere, no, nel senso che sarete percepiti come uomini, donne, persone che credono in quello che fanno, che sono pronti a lottare per non soccombere e che per questo motivo sono concreti come la roccia. Io voglio essere il masso che la corrente non può spostare. Voglio essere il giunco che il vento non riesce a spezzare. Voglio essere Ettore, che con il suo valore sfida il superumano Achille. Tornando a Castaneda, quello che mi ha sempre colpito è come, per quanto Don Juan sia molto duro nello spiegare questi concetti al suo allievo, non passa mai neanche per un istante l'arroganza o la prepotenza che in genere si associa all'archetipo del guerriero. Quello che mi pervade ogni volta che ripenso a quelle letture è invece una sensazione di concretezza e di purezza di spirito potentissima. Una forza di volontà nell'agire che non prevede l'opzione della resa, mai arrendersi. Va bene Paolo, dai, abbiamo capito, ma non la mettere giù così pesante, dai. Non è che tutti i giorni possiamo andare in giro con il metto sulla testa. Ma no, certo che no, amico mio, affatto, non ho. Il punto è proprio che quando tu affronti ogni battaglia della tua vita quotidiana, come se da questo dipendesse la tua vita, ti renderai conto che non solo questo non ti affatica, ma piuttosto ti dona una forza d'animo inesauribile. Adesso che ci penso però, tornando alle serate al ristorante, durante le quali, ecco, al momento dell'ordinazione io generalmente perdo la pazienza con chi è indeciso, ecco, forse in quella situazione dovrei farne a meno di prenderlo come una questione di vita o di morte. Ma vabbè, scherzi a parte. Nella prossima puntata parleremo dell'importanza della leggerezza. Tranquilli, tanto per dare spazio all'incoerenza. E voi? Qual è stata l'ultima battaglia che avete affrontato? Avete vinto o avete perso? Avete reso merito al guerriero che c'è in voi? Questa era la 24esima puntata di Alla ricerca dell'uomo perduto, la battaglia. Grazie per avermi concesso la vostra attenzione. Io sono Paolo Agazzi e sono un uomo qualunque, spero uno dei tanti. Alla prossima! Alla ricerca dell'uomo perduto è un progetto semplice, spontaneo e non ha il sostegno di un canale ufficiale. È un viaggio che richiede lavoro, coraggio e certamente una buona dose di fiducia nel prossimo. È un incarico che mi sono ripromesso di svolgere con la massima onestà, in solitario e senza l'aiuto di nessuno. Ma c'è una cosa che conta per me e che mi renderebbe davvero felice. Se vi è piaciuto quello che avete ascoltato, se ritenete che sia interessante, utile, passate parola a chi vi sta a cuore. Non tenete per voi quello che vi viene donato e aiutatemi a svolgere il compito che mi è stato affidato. L'unico sostegno che conta davvero è il vostro, proprio il vostro.